siamo con il sindaco a commentare questa quarta edizione, questo quarto evento. Io esprimo la mia gioia, la mia soddisfazione di questa inaugurazione, per questa inaugurazione, per questa serata e soprattutto per l'evento. È un evento atteso, ormai è entrato proprio nella vita della città. Noi siamo orgogliosi di avere sempre sostenuto e favorito questa iniziativa, perché non è soltanto un momento così di cordialità, anche di divertimento, ma è un'occasione d'oro per pensare a progettazioni anche importanti, perché qui si tratta di valorizzare l'artigianato. Noi spesso, dico noi nel nostro tempo in generale, non solo come amministrazione nostra, parliamo dell'artigianato quasi come un fatto così di carattere sociologico, una problematica sociologica e un po' di costume da guardare dall'esterno. Noi invece dobbiamo parlare dell'artigianato, noi proprio come amministrazione lo vogliamo fare, perché è un'attività privilegiata per trovare strade di lavoro per i nostri giovani. L'artigianato non è un impegno secondario, anzi è primario ed è estremamente qualificato e qualificante. Noi abbiamo bisogno di buoni artigiani e quindi dobbiamo valorizzare le scuole dove gli artigiani si formano. In questo momento ci sono delle difficoltà, perché la politica è restrittiva e non ci sono tante disponibilità a disposizione. Noi come comune per 2 anni abbiamo sostenuto l'inizio di corsi artigianali a spese nostre per favorire appunto la formazione dei giovani. Allora queste 3 giornate di Artes, io sono grato a tutti gli imprenditori che hanno dato vita ancora una volta a questa iniziativa con l'amministrazione pubblica. Ecco, noi vogliamo guardare attentamente a progetti che possano portare al bene dei nostri ragazzi, dei nostri giovani, oltre che a una fioritura nuova della nostra economia. Con il presidente del Consorzio Terra della Valtiberina siamo a commentare questo taglio del nastro. Inizia la quarta edizione di Artes, uno sforzo notevole per il Consorzio per organizzare una bella manifestazione. Ha detto bene, è stato uno sforzo notevole anche perché il mio consiglio di amministrazione è entrato in carica 1 mese e mezzo fa. Devo ringraziare veramente i miei collaboratori e gli altri componenti del consiglio di amministrazione, perché abbiamo veramente profuso uno sforzo enorme affinché questa manifestazione raggiungesse i livelli che merita. E quindi sono veramente a dire grazie anche alle aziende di Sansepolcro che in maniera gratuita hanno veramente profuso uno sforzo tale affinché la piazza di Sansepolcro sia stata arricchita, abbellita, più di quello che normalmente è. E poi soprattutto un grazie agli artigiani che non si sono risparmiati e che sono venuti sempre con spirito del sacrificio a proporre le loro fattezze, a far vedere quanto sono bravi e quanto sono importanti per il nostro territorio. Con Ferrar Vannetti, presidente del Comitato Comunale di Confartigianato Imprese di Sansepolcro, allora siamo a commentare questo taglio del nastro di questa quarta edizione di Artes, la rassegna di rievocazione degli antichi mestieri artigiani, cultura ma anche mondo del fare che si combinano in questa manifestazione. Beh, mi sembra che la manifestazione sia iniziata bene, con un bagno di folla, quindi è evidente che c'è anche un interesse e una volontà del paese comunque di vivere questo evento, che è veramente un evento del paese, perché è fatto da cittadini, da artigiani, che sono quell'espressione veramente del lavoro che forse è più vicina alla città, che sente più le necessità della città e che si identifica proprio con questo posto e con queste tradizioni. Questa manifestazione è una bella manifestazione rievocativa, però ha anche un significato proprio specifico di volontà di pensare all'artigianato come opportunità concreta di sviluppo. L'artigianato è un'opportunità. È un'opportunità e questo ce l'ha dimostrato anche la recente crisi economica che c'è stata. Diciamo che l'occupazione e soprattutto quella voglia di intraprendere è stata forse più presente, più forte nel mondo artigiano, perché l'attaccamento che c'è, come dicevo prima, al proprio territorio poi porta comunque a reggere in maniera forse più stoica anche alle difficoltà. C'è la volontà di riscoprirsi e c'è la volontà di innovarsi e quindi di trovare comunque nelle proprie manualità
quella opportunità per creare ricchezza e per presentarsi al mondo sempre in maniera nuova e sempre in maniera sicuramente propositiva.